È il primo maggio è la festa dei lavoratori e noi apriamo una finestra sul mondo del lavoro raccontando una vertenza che sta vivendo in queste ore anche un suo sviluppo davvero negativo. Lo facciamo in diretta dai cancelli di una fabbrica, come spesso facciamo da un po' di tempo nel nostro telegiornale per raccontare anche queste situazioni con il nostro Fabio Lussuoso, al quale cedo la linea e lo vedo in compagnia di rappresentanti sindacali e lavoratori della Tomassetti di Chieti Scalo. Cosa sta accadendo, Fabio, alla Tomassetti? Sì, buon pomeriggio. Siamo qui in via Marsinella a Chieti Scalo, davanti allo stabilimento della Tomassetti Meccanica di Precisione, dove tra i 35 dipendenti lavoratori sono già partite le prime lettere di licenziamento. Ufficialmente ne sono arrivate già 4, i lavoratori già da qualche tempo in cassa integrazione, ma per chiarire cosa ha determinato questo stato di disagio, siamo in compagnia con il segretario provinciale della FIOM CGIL, Andrea De Lutis, e con Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL Abruzzo, per parlare anche della ricorrenza di domani del 1° maggio. Allora io inizierei con Andrea De Lutis per capire che cosa è successo qui alla Tomassetti Meccanica di Precisione. Certo, questa è una situazione paradossale, un'azienda che ha collocato in maniera discriminatoria alcune persone in cassa integrazione perché nei fatti non ha problemi di produzione in questo momento, ha problemi economici, molto probabilmente sta approfittando della questione per approfittare delle casse dell'INPS più che gestire un calo di produzione. Per festeggiare la ricorrenza della festa dei lavoratori oggi hanno inviato almeno 4 lettere, da quello che sappiamo, 4 lettere di licenziamento, comprese la nostra rappresentanza sindacale. Uno stabilimento che ha commesse a livello nazionale con le più importanti aziende, non ci sono problemi di produzione, eppure si vive una situazione di crisi. Perché? Sì, in questo momento perché purtroppo dobbiamo dire la verità, c'è una mancanza di competenze nella gestione dell'azienda. Fino a qualche settimana fa c'erano delle persone esterne che aiutavano l'azienda nella gestione. Misteriosamente non si capisce perché sono state tirate fuori queste persone. Oggi l'azienda viene gestita dall'amministratore di sostegno che purtroppo non ha delle competenze e dalle altre persone interne all'azienda che stanno minando, l'esistenza dello stabilimento. Andrete avanti, però non c'è ottimismo per il futuro? Certo, se l'azienda si pone in queste condizioni, sta avendo dei problemi seri economici, si dovrà predisporre ad affrontare delle vertenze che sicuramente perderà e in questo caso sta mettendo anche a rischio l'azienda, non avendo la possibilità economica di andare dietro alle vertenze legali. E con noi c'è Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL Abruzzo. Lo dicevamo in apertura, siamo alla vigilia della festa del 1° maggio, festa dei lavoratori. A livello nazionale sarà celebrata a Bologna. Sì, la festa del 1° maggio sarà celebrata a Bologna per rivendicare più diritti, lavoro, welfare. Ecco, i diritti che, come vediamo oggi, sono stati e vengono calpestati, i lavoratori vengono considerati non più di oggetti. Questa azienda che oggi, come dire, manda le lettere di licenziamento a dei lavoratori, senso mio di confronto con il sindacato e con i lavoratori stessi sulle modalità per poter crescere in azienda. E quindi noi con il 1° maggio rivendichiamo una maggiore dignità del lavoro. Il 1° maggio verrà festeggiato in Abruzzo, le due iniziative più importanti sono a Giulianova e a Luco de Marsi, e poi c'è l'iniziativa nazionale che si terrà a Bologna alla presenza dei 3 segretari nazionali. Per concludere, Ranieri, che cosa possiamo dire sulla situazione in Abruzzo? Ci sono ancora situazioni di preoccupazione, come dire, di allarmismo? Ci sono molte situazioni di preoccupazione, sono tante aziende in crisi ai cui lavoratori oggi vedono a rischio il loro posto di lavoro. Noi abbiamo chiesto da tempo di proseguire, di incentivare, di inserire più ammortizzatori sociali per le riconversioni industriali. Chiediamo alle aziende di avere un dialogo costruttivo per poter creare lavoro, occupazione. E in una regione nella quale ci troviamo, come dire, con tante aziende che tendono a delocalizzare o a licenziare i lavoratori. Quindi una situazione non certo delle più rose, e su questo il 1° maggio deve essere anche una riflessione comune su come garantire l'occupazione, il salario e i diritti della nostra regione.
Carmine, continueremo a monitorare la situazione qui alla Tomassetti Meccanica di Precisione nei prossimi giorni. Ringrazio per il momento Andrea Dell'Utis e Carmine Ranieri e Alberto Capo per il collegamento in esterna. Se non ci sono domande da studio, ti restituirei la linea. No, grazie Fabio, ovviamente in bocca al lupo a questi lavoratori e ai loro rappresentanti. Domani 1° maggio, festa del lavoro, ma anche festa di chi è senza lavoro, e ci sono altri 4 abruzzesi che lo stanno perdendo proprio in queste ore. Dunque noi siamo stati al loro fianco. Grazie. Lo speciale su questo collegamento e sulla giornata di mobilitazione della Tomassetti andrà in onda questa sera alle ore 20:40, con interviste più ampie e più approfondite, anche per presentare le manifestazioni di domani del 1° maggio in Abruzzo. Ricordiamo che a Pescara ci sarà anche il concerto con i sindacati, il concerto anche con gli artisti, tra cui Banda Bardot.